Ciao! Il Fen, o Favonio, è un vento caldo e secco che soffia in alcune regioni montuose, portando spesso un improvviso aumento della temperatura. Vediamo di che si tratta esattamente, come si forma e perché può portare un clima così caldo. Mettete un like, iscrivetevi al canale e partiamo! Il Fen si forma quando l'aria umida viene spinta verso una montagna e viene costretta a sollevarsi. L'aria si raffredda mano a mano che sale, e se in quantità sufficiente, il vapore acqueo si condensa in nuvole. Tali condizioni che si hanno sul lato esposto al vento della montagna danno luogo al fenomeno dello stao. Superato il crinale della montagna, o della catena montuosa, l'aria si riscalda nuovamente scendendo sul versante opposto, diventando secca e calda per compressione adiabatica, cioè senza scambio di calore con masse d'aria adiacenti o circostanti. Ma perché il Favonio porta un clima caldo? La domanda è pertinente, in quanto in fondo potremmo pensare che il riscaldamento che sia durante la discesa dell'aria sia uguale, a parità di dislivello, al raffreddamento iniziale, durante cioè la fase di stao, e quindi non cambierebbe nulla. Se ad esempio la massa d'aria in partenza fosse di 15 gradi centigradi, a 15 gradi tornerebbe dopo la discesa, se venisse raggiunta la stessa quota iniziale. La vera differenza sia quando sul versante esposto al vento si hanno nubi e precipitazioni. In questo caso l'aria che scende si scalda, e si asciuga, più di quanto si è raffreddata salendo. Questo perché il raffreddamento dell'aria è diverso quando avviene la condensazione. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo come prima i nostri 15 gradi centigradi di temperatura in partenza e supponiamo che tale massa d'aria venga forzata a salire il crinale di una montagna per 2000 metri. Immaginiamo che per i primi 1000 metri l'aria si raffreddi inizialmente senza condensare il vapore che contiene. Sia quello che si chiama raffreddamento adiabatico, che tipicamente è di un grado centigrado ogni 100 metri di quota. Percorsi i nostri 1000 metri, l'aria si porta dunque a 5 gradi centigradi. A questo punto supponiamo che per i successivi 1000 metri prima di raggiungere la sommità, si abbiano nubi e precipitazioni. La condensazione rilascia calore, perciò il raffreddamento con la quota ora viene attenuato. Supponiamo quindi che il raffreddamento sia di mezzo grado ogni 100 metri. Per questi 1000 metri rimanenti si ha allora un ulteriore raffreddamento di soli 5 gradi. Sulla sommità arriviamo dunque a una temperatura di 0 gradi centigradi. Adesso arriva il punto chiave. Quando la massa d'aria supera il crinale, comincia a riscaldarsi, e siccome praticamente tutto il vapore è stato ormai condensato e scaricato, tutta la discesa avverrà con un riscaldamento adiabatico di un grado ogni 100 metri, quindi a valle si raggiungeranno 20 gradi centigradi. Se addirittura la quota di arrivo è ancora più bassa di quella di partenza, il riscaldamento sarà ancora più pronunciato. Il Fen può avere conseguenze significative sul clima. In genere porta a un clima caldo e secco, con venti spesso a raffiche, una diminuzione dell'umidità dell'aria e un aumento della temperatura. Ecco perché mentre sul versante sopravento si hanno nubi e piogge, o neve, su quello sottovento interessato dal Fen si ha un cielo non solo sgombro da nubi, ma spesso anche estremamente limpido. Questo clima caldo e secco può avere effetti sulla vegetazione, sulle colture e sulla fauna locale. Inoltre, il Fen può aumentare il rischio di incendi boschivi a causa delle condizioni meteorologiche secche. Il Favonio può anche avere effetti sulle persone. Alcune possono sperimentare mal di testa, insonnia e irritabilità a causa del clima caldo e secco, ed è importante rimanere idratati e proteggere la pelle dal sole. Tuttavia, il Fen può anche avere effetti positivi, come un aumento dell'energia e della vitalità. Per il momento è tutto. Per altri contenuti vi invitiamo a consultare il nostro sito www.centrometeo.com, dove troverete anche mappe satellitari, mappe dei modelli numerici e naturalmente le previsioni del tempo. A presto!